e poi dopo la trasgrediscono. Però, comunque, in ogni caso, devi farti vedere di solito i principi morali. Quindi, paradossalmente, se tu vuoi conquistarti un uomo e acquisire la sua fiducia, devi anche avere i social allineati. Cioè, i social trasmettono immagini. Se tu hai tutte profilo Instagram dove sei scosciata, dove hai tutte foto in cui, insomma, hai il davanzale di fuori, perizoma o cose di questo genere, perché attraggono queste cose qua attraggono, ma squalificano. Ripeto, non c'entra la modernità o l'antichità, è proprio una questione di educazione che è radicata dentro. Magari tra 20 anni, 30 anni, 40 anni, le cose non lo so, quello che è passerà, ma per adesso, soprattutto la generazione, magari dei ventenni di oggi è un po' diverso, però magari a 20 anni non si vogliono impegnare. Ma sicuramente, magari a 20 anni non si vogliono impegnare, ma sicuramente le persone dai 30, 40, 50, 60 anni hanno ricevuto questo imprinting che non se lo ricordano neanche più. Però quindi profili social eccessivamente, con foto eccessivamente amicanti, provocanti, non vanno bene se tu vuoi cercarti una relazione stabile, cioè perché viene etichettata e l'etichetta non va bene, non acquisti la fiducia di un uomo. Invece le foto vanno messe belle, sensuali, ma un po' più coperta, diciamo così, in modo tale che non che sia allineata a queste cose. Poi la trasgressione avviene come? Avviene col fatto che altri uomini ti possono corteggiare. Lo stesso discorso vale poi nel contatto della vita reale. Insomma, ste minigonne eccessivamente inguinali non vanno bene, per carità, magari hai delle belle gambe, delle belle cose, ma intanto, vabbè, ovviamente l'abbigliamento va un po' adeguato all'età, ma diciamo una donna oggi di 40 anni può anche permetterselo. Per carità, non è un discorso sessista, è semplicemente un discorso del fatto se tu vuoi acquisire la fiducia di un uomo, se poi non te ne frega niente, vuoi avere delle relazioni e tu dici ma un uomo che ragiona in questo modo non mi interessa, ma non è che ci ragiona, capisci? Non è che si mette lì e dice no, questa va sempre in giro in questo modo eccessivamente provocante, allora non mi piace, non è un ragionamento, è una nostra parte, sono i nostri valori radicati dentro che ci hanno inculcato, che agiscono a livello subliminale, quindi lui istintivamente sentirà qualcosa che dirà, questa è bella, mi piace, ma non so perché non è la donna che fa il mio caso, non le do la fiducia che vorrei darle. Ecco, quindi è importante però quindi capire come allinearti i tuoi valori. E inizialmente, siccome quando tu conosci una persona, come dire, non è che quello che mostri è quello visivo, la prima istanza è quella visiva. Conviene per una donna avere un tipo di look che sia con qualcosa di particolare, che sia femminile sicuramente, ma non eccessivamente vistoso, o perlomeno, come dire, non eccessivamente vistoso, poi diciamo nell'intimità, certo con l'intimo, tutto quello è un altro discorso, ma è un qualcosa che non viene esibito, perché se qualcosa viene esibito eccessivamente si innesca subito poi un meccanismo di squalifica da un certo punto di vista. Cioè non riesce a dare quella fiducia che serve per fargli dire nella sua testa questa è la donna giusta per me. Quindi però nel frattempo devi dargli emozioni e l'emozione migliore è che ci siano altri uomini che ti corteggino, che ti cerchino. Tra l'altro innesca anche un meccanismo di preselezione che è molto importante perché inizierà a pensare se piaccio a tanti, cioè se piace a tanti avrà qualcosa di buono. Questo è importante se, ripeto, se tu vuoi una storia a lungo termine. Se tu invece vuoi una storia che non sia a lungo termine, che sia una storia, diciamo così, vissuta in modo edonistico, in modo, diciamo, passeggero, transitorio, va bene tutto allora. Io sto dicendo per ottimizzare la conoscenza con una persona a lungo termine. Anche poi, diciamo gli atteggiamenti che tu devi avere, che tu hai. E ci sono degli atteggiamenti che non danno fiducia, come ad esempio quella che palesemente fa vedere che vuole fare la mantenuta, che cerca un uomo ricco da spolpargli i soldi. Ci sono certe che da subito, no, iniziano ad avere questo atteggiamento. È banale, ma se tu, come dire, dimostri che sei
una persona che non ha queste